Incendio di Gambarogno, territorio svizzero sul confine con il Varesotto. Per dare una mano ai vigili del fuoco elvetici intervengono i canadair italiani. Succedeva pochi mesi fa ed è uno dei casi in cui è stata necessaria la collaborazione tra i due stati per far fronte a un'emergenza transfrontaliera. Ora Prefettura di Varese e Canton Ticino hanno siglato un protocollo che formalizza la cooperazione italo-svizzera in materia di protezione e soccorso. Avvicina ancora di più la Svizzera all'Italia, va a consolidare delle amicizie, delle relazioni, delle capacità tecniche comune e le mette a miglior servizio delle rispettive comunità. La firma del documento è stata preceduta da una serie di esercitazioni che si è svolta tra i comuni di Luino e Maccagno Compino e Veddasca, durante le quali italiani e svizzeri hanno lavorato fianco a fianco per fronteggiare eventi calamitosi simulati come frane e incendi. Questi eventi estremi aumenteranno e proprio per questo viene richiesto un maggior coinvolgimento degli stati nel puntualizzare le procedure, renderle più snelle in modo che si possa approntare una risposta istituzionale molto più efficace e tempestiva.